fare luce sul personaggio, sulla sua storia e sulla sua straordinaria vicenda artistica che lo ha portato a calcare i palcoscenici di mezzo mondo. È l'intento della mostra L'aria di casa, divagazioni video fotobiografiche su Ruggeri nella casa natale, esposizione dedicata a Ruggero Ruggeri curata da Dante Piermattei, che la Fondazione Carifano ha organizzato per celebrare il 150° anniversario della nascita dell'attore. Ruggeri nacque a Palazzo Bracci Pagani 150 anni fa, nel novembre 1871, e nel Palazzo Fanese, ora di proprietà della Fondazione Carifano, respirò la prima aria della sua vita. Da ciò deriva il titolo della mostra, che conta circa 30 pannelli illustrativi con foto di scena, immagini e notizie biografiche raccolte da materiale documentario fra 8 e 900, ma anche estratti da audiovisivi per rivivere l'arte teatrale del grande attore prediletto di Pirandello. Ruggeri, oltre che per l'arte drammaturgica che aveva e che ha portato nei palcoscenici di mezzo mondo, è rimasto celebre per un particolare tipo di recitazione di voce, di registro vocale che adoperava. Non era più quello che declamava come si faceva nell'Ottocento, diciamo il mattatore, ma era uno che appunto portava con questa voce sua suadente, diciamo sempre impostata bene, è stata chiamata la voce dell'anima, l'hanno definita quella di Ruggeri, al punto che nei celebri film di Don Camillo la voce del crocifisso è la voce di Ruggero Ruggeri quando lui già era anziano, vecchio, ottantenne. La proiezione di alcuni filmati dove si può vedere lui che recita e soprattutto lo si può ascoltare con questa particolarissima voce che non ha paragoni, insomma. Ecco. Rivolta soprattutto ai più giovani per permettergli di conoscere l'importante figura di Ruggero Ruggeri, la mostra che si terrà a Palazzo Bracci Pagani sarà inaugurata il 21 novembre alle 17:30 e sarà visitabile fino al 6 gennaio 2022 dalle ore 17 alle 19 tutti i giorni tranne i lunedì e nei giorni di Natale e Capodanno. L'esposizione è parte dell'ampio programma di iniziative Fano con Ruggeri, attore ideale di Pirandello, allestito in collaborazione con numerosi soggetti istituzionali della città. Questa iniziativa rientra in un contesto ben più ampio di tutta una serie di celebrazioni che passano attraverso tutta una serie di attività, di eventi che ci accompagneranno anche nel corso del prossimo anno, insieme ad altri compagni di viaggio che sono la Banca di Credito Cooperativo, l'amministrazione comunale, la Rocca, l'associazione La Rocca e la EASET, oltre alla Fondazione Teatro della Fortuna. È una iniziativa condivisa con appunto questi altri attori che vede anche così un'attività che prosegue rispetto a quella che abbiamo realizzato con Dante per il 700° anniversario. Una banca del territorio che quindi, pur essendo stata costituita nel 1911, quindi forse successivamente a quella che poi era la partenza anche di questo grande attore che ha le origini e che ha quindi i natali qui nella nostra città. Però abbiamo ritenuto di aderire a questa iniziativa perché è un valore per il nostro territorio.